Per la buona riuscita di un progetto digitale, ma in generale in realtà anche non per forza digitale, c'è sempre questa aria costante che tra offline e online le regole alla fine sono molto simili perché siamo sempre delle persone, cioè siamo sempre degli esseri umani, sia nel mondo online che nell'offline, no? Quindi le regole che valgono da una parte tendenzialmente valgono anche dall'altra, vengono trasportate da una parte all'altra. Se c'è una cosa sbagliatissima, che tra l'altro è una di quelle cose che continuo a ripetere a raffica, una cosa sbagliatissima da fare all'inizio di un progetto, ma anche nell'ottimizzazione di un progetto, e andare a vedere quello che fa la concorrenza e fare come loro. Perché si fa così. Perché se la concorrenza lo fa, si fa così. Ecco, allora, se proviamo a basare questo ragionamento su cose che conosciamo. Se Steve Jobs, quindi parliamo di Apple, l'azienda numero uno che ha effettivamente fatto partire il filone degli smartphone come li conosciamo oggi. Se Apple, quindi Steve Jobs, avesse detto una cosa del genere, tu oggi lo smartphone non lo avresti. O magari sarebbe molto differente da quello che abbiamo in testa noi. Avresti in mano una cosa ben differente, completamente differente. Se avesse fatto questo stesso tuo ragionamento, non esisterebbe. Ti ho fatto pensare, ti ho fatto ragionare. È un ragionamento purtroppo brutto, deleterio, perché ti blocca, ti ostacola, siccome quello che identifichi come concorrente non lo fa, allora sai che c'è, non lo faccio neanch'io. È pericoloso. È un ragionamento molto pericoloso che ti mette nella condizione di non crescere, di non evolvere, di non essere il leader. Perché alla fine ti stai basando su quello che fa quell'altro. Limitandoti, alla fine ti limita. Alla fine ti mette nella condizione di avere il progetto bloccato che non va in quinta, ma va ancora in prima e che necessita di fare dei cambiamenti quando lo fanno gli altri. Stupido, pericoloso e non ti porta da nessuna parte. Poi è tutto buio e non ti porta da nessuna parte. Per avere veramente successo bisogna essere i primi a fare qualcosa e per essere i primi a fare qualcosa, a produrre un prodotto, a offrire un servizio, bisogna essere folli. Alla fine Steve Jobs aveva ragione, siate folli. C'ha ragione. È l'unico modo. Altrimenti rimarrai sempre il numero due. E se ti va bene, ovviamente. E il numero due, per quanto possa anche avere successo, rimane sempre il numero due. Rimane sempre quello dietro. Rimane sempre quello che non è il primo pensiero che la gente ha in testa quando ha un problema. Devi riuscire a diventare il numero uno.